Buonasera a tutti voi, buonasera. Buonasera mister, sono Amorini. Ecco, direi che vedendo la partita insieme a quella del Piacenza mi è sembrato che i primi minuti, sia del primo tempo che del secondo, il suo pro non era in campo. Mi sembra che sia stata lì la differenza, non tanto d'altro. Sì, nei primi 10 minuti al primo tempo e nei primi 10 minuti al secondo tempo. Probabilmente abbiamo, nei primi 10 del primo tempo abbiamo così pagato forse il fatto che loro sono partiti fortissimo e noi qualche rispinta, forse dovevamo metterla più lunga invece di giocarla corta e capire magari più velocemente che era un momento dove bisognava più a badare a non prendere gol che a foul. E in un momento di pericolo, di grande intensità dell'avversario, siamo caduti in questo errore che ci ha portato a subire subito gol. Poi la partita diventa più difficile, anche se sinceramente la squadra ha fatto una buona partita, perché ha creato molto, ha fatto molto anche quando siamo rimasti in 10, la squadra ha continuato a creare, purtroppo non abbiamo concretizzato, succede. Ecco, la mia sensazione, ripeto, guardandolo sempre da distante, è che probabilmente qualche meccanismo dei due nuovi centrocampisti, perché oggi non c'era Spassa, hanno giocato due che magari non sono abituati in quel momento sul gol, sul primo pallone, non sono usciti nel momento giusto per contrastare. Cioè, può essere che qualche meccanismo ancora lì dove essere agliato? Ma sicuramente era una fase molto difficile a giocare, perché la squadra avversaria non ti dava mai il tempo di poter fraseggiare, perché ti toglieva tutti i tempi di gioco e in quel momento eravamo sotto pressione, quindi non riuscivamo ad uscire dalla nostra metà campo. Ma è più un errore di valutazione che un errore di tecnico, questo è quello che penso io. Come mai a Spass fuori? Scelta tecnica, scelta fisica, scelta di che genere? No, ha avuto un problema ieri in allenamento e non se l'è sentita di partire dall'inizio e quindi gli abbiamo chiesto perlomeno di essere a disposizione per eventuale scorcio di gara, e così è stato, insomma, ragazzi, comunque si è reso disponibile ed è entrato a una mezz'oretta alla fine. Ovviamente è stato anche sfortunato perché appena è entrato subito un colpo alla tibia e quindi è stato un po' così condizionato anche da quello, oltre che dal problema della schiena. Guardiamo il lato positivo, se si può guardare di una sconfitta, ma è anche giusto farlo. Comunque anche in 10 avete creato tanto. Ma come ho detto prima, io tolte, come avete detto giustamente voi, di prima parte del primo tempo e la prima parte del secondo tempo, la squadra ha lavorato anche bene sotto tanti punti di vista. Ti è mancato il gol, ecco, questo è quello che possiamo dire. Purtroppo quando sei sotto il gol vale molto, purtroppo non è arrivato. Per paura dell'avversario, sia del portiere che degli avversari, che magari un pizzico di precisione da parte nostra. Ringraziamo mister Pea, cogliamo anche l'occasione per augurarle un buon 2018, mister. Grazie anche a voi, grazie. Grazie mister, alla prossima.